Hai visto Francesco che la bambina piangere dopo aver assistito alla brutta sconfitta del Bari a Cosenza? Grazie all'aiuto di suo padre, che è un nostro telespettatore, Alba Chiara La Fronza l'abbiamo ospitata oggi nel TV Sport. Ciao Alba Chiara. Ciao. Allora, fammi capire, che ti è successo in quel momento? Ti sei messa proprio a piangere in maniera, non hai potuto controllare le lacrime. Che cosa hai pensato in quel momento? Beh, io mi aspettavo più, visto la partita decisiva, mi aspettavo più determinazione, mentre purtroppo ho provato una delusione e non sono riuscita a trattenere le lacrime. Ma Chiara, certo, se tu avessi la possibilità adesso di incontrare i giocatori del Bari, che cosa diresti loro? Fammi capire. Beh, io direi di fare tutto quello che possono in partita e di mettercela tutta per provare a fare almeno un pareggio, perché quella partita era molto importante, comunque almeno bisognava provare a pareggiare. Quindi bisogna sperare di pareggiare col Parma, questo dici tu, e poi magari sperare di vincere le altre due partite. Provare a dare il massimo, questo è il concetto saggio di Alba Chiara, no? Provare a dare il massimo, che in effetti è quello che sembra essere mancato un po' al Bari da qualche tempo a questa parte. Non mi sembra che si possa dire, anche perché io credo che peggio di così, una squadra che scende in campo e prende gol dopo 3 minuti, 2 minuti, e lo fa puntualmente, non credo che si possa dire stanno dando il massimo. Quel tuo giocatore preferito, il tuo di Cesare, di Cesare, il capitano. Il capitano, bravo, bravo. Allora, proviamo ad abbozzare un sorriso in una situazione comunque non bellissima per chi ama il Bari. Vediamo come 50 sfumature di biancorosso del nostro amico Carlo Testini ha immaginato l'incontro tra De Caro e la squadra oggi. Vediamo cosa, come l'ha immaginato, visto che non la ci cassa, sono immagini reali. Non si può stare così, vi dovete alzare, non potete schiaffi, lo sto chiudendo. Non si può stare, dai, andiamo. È una cosa seria, non è un fatto normale che siamo qua tutti nel pacco, dobbiamo stare a casa, dai. Dobbiamo soffrire qualche giorno e ne usciamo. Andiamo. Che voi, non è previsto il ping pong. Non potete giocare a ping pong. Andiamo. Alla PlayStation. Andate a giocare alla PlayStation a casa. Non si può stare. Andiamo. Non potete stare qui a casa. Mica devo chiamare la polizia. Le fidanzate devo chiamare. Con la mazza me le devo dare. Andatevene a casa. Dai, dispiace. Dobbiamo rispettare le regole per la nostra salute. Andiamo. Torneremo a... faremo una festa dello sport qua dentro, ve lo prometto, ma adesso ce ne abbiamo, non dovete uscire di casa. Insomma, così era immaginato l'incontro fra De Caro e la squadra. E poi 30 secondi per il messaggio ufficiale di Alba Chiara alla squadra del Bari prima della gara col Parma, va bene? Pensa, no, fai finta che non ci siamo noi. Cosa vai a dire adesso a un giocatore? Vai a un giocatore, che cosa gli dici? Però iniziamo con la citazione di Monteleone. Francesco. La dico prima io? Sì, sì, vai. La mia è, vale per il futuro, è una citazione di Ausonio che dice, che scrisse posterior nequat possit prior, cioè posterior nequat, non si può fare dopo quello che si dovrebbe fare prima. Noi stiamo pagando quello che non abbiamo fatto prima. Bravo, bravo Francesco, questa. Bravo, bella, Francesco. Bella. Alba Chiara, a te l'onore di chiudere questo spazio. Noi ce la dobbiamo fare, dobbiamo provare a vincere, perché la Serie C non è per noi, il Bari non può andare in Serie C dopo tutto quello che ha fatto, ce la devono mettere tutti i giocatori. Brava Alba Chiara. Deve diventare vicepresidente del Bari questa ragazzina. Ci vorrebbero le delegazioni. Ci vorrebbero le delegazioni di bambini di buon auspicio, della calcio, di buon auspicio, anche perché sono il futuro della tifoseria del Bari, il presente, cioè, ma anche il futuro, insomma. Futuro. Piero, grazie per essere stato grazie con a voi. Alba Chiara, grazie davvero per questo bello spazio che ci hai regalato.